Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo Stade de France a Saint-Denis, 10 km a nord di Parigi. Buonasera da Giuseppe Bisantis. Si concludono questa sera i quarti di finale che hanno già qualificato in semifinale il Galles che ha battuto il Belgio, il Portogallo che ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla Polonia e sempre ai calci di rigore ieri la Germania ha eliminato l'Italia. Già definita la prima semifinale, si disputerà a Lione e metterà di fronte il Portogallo e il Galles. La Germania a Marsiglia per il prossimo 7 luglio attende la vincente di Francia e Islanda. Il paese ospitante, quindi favorito di diritto anche per la tradizione calcistica della Francia, due titoli europei già vinti, europei che nacquero proprio qui in Francia da un'idea di Henri Delaunay, che infatti diede il nome nelle prime edizioni alla sua coppa, era il segretario dell'UEFA, e poi ha di fronte la grande, grandissima sorpresa di questo europeo, l'Islanda, per la prima volta una fase finale, arrivata fino ai quarti. Parliamo di un paese di poco più di 300.000 abitanti, il 10%, esattamente 30.000, questi i dati che ci danno, perché è difficile calcolarli perché c'è un gruppo alla nostra destra ma sono praticamente sparsi in tutti i settori del Saint-Denis, sono arrivati qui in Francia, tutti gli altri per quello che per l'Islanda è un giorno storico a tifare per questa nazionale che è ancora imbattuta e che negli ottavi di finale ha fatto fuori strameritatamente i maestri inglesi. Attenzione Giroud, rete, vantaggio della Francia, Giroud. Rimane ferma la difesa islandese, timide proteste per un possibile fuorigioco. Giroud, Olivier Giroud si porta sul pallone, calcia con il sinistro, questa volta Alderson non ce la può fare e dopo 12 minuti la Francia si porta in vantaggio con il gol di Olivier Giroud, 1-0. Non vorremmo ovviamente fare gli uccelli del malaugurio per la Francia, ma anche con l'Inghilterra dopo pochi minuti l'Islanda andò sotto e poi ha vinto. Qui la difesa, che è rimasta molto composta, si è fatta infilare dal lancio lungo di Matuidi. Giroud è scattato in linea con l'ultimo difensore, ha calciato con il sinistro e ha trafitto il portiere Alderson. Francia 1, Islanda 0, si è sbloccato il quarto del Saint-Denis. La bandierina è quella di destra. Vediamo che va alla battuta con il sinistro, sempre Griezmann, palla sul primo palo, attenzione colpo di testa, raddoppio e la mette dentro Pogba, palla alta, stacca all'altezza del lato piccolo dell'area di porta, questa volta la difesa dell'Islanda ha parecchio da farsi perdonare perché sul calcio d'angolo questo è un gol che una squadra ben organizzata non dovrebbe prendere. Dopo 19 minuti siamo già 2-0 per la Francia sull'Islanda, ha segnato Paul Pogba che quindi mette la firma su questo europeo francese. Rimessa con le mani in favore dell'Islanda, attenzione perché è quasi un calcio d'angolo, infatti il giocatore Severson si fa consegnare il pallone, prende la rincorsa dai tabelloni pubblicitari, ecco il getto potente in aria, la spolda di testa e va a fallire un'occasione l'Islanda. Era splendida la soluzione dal fallo laterale, la sponda di testa è intervenuto in scivolata Bodvarsson da dentro l'area piccola e ha alzato di una ventina di centimetri, ma la soluzione era davvero buona e quindi Deschamps dice abbiamo preso le contromisure, ma su queste rimesse con le mani di Gunnarsson è sempre come se fosse un calcio di punizione o corto oppure un angolo, ma sempre palloni pericolosi. Qui è stato bravo Bodvarsson a tuffarsi e a prendere il pallone al volo nonostante fosse pressato da Koscielny. Pogba va a recuperare facile un pallone su Gylfi Sigurdsson, lo va a scambiare ancora con Payet che fa viaggiare a destra per Sagna, il cross di Sagna, Giroud si coordina ancora, sponda di testa Griezmann, Payet, sinistro, rete, 3-0, 42esimo, ancora da fuori segna Dimitri Payet, giocatore del West Ham, in un europeo forse senza stelle, questo che non è più un giocatore giovanissimo è una delle più belle sorprese di questo europeo. Francia 3, Islanda 0, e beh adesso qua l'Islanda corre il rischio dell'imbarcata. E attenzione Griezmann, Griezmann, Griezmann solo, Griezmann, pallonetto, 4 a
0 per la Francia, 44esimo, e a questo punto direi che sembra di vedere le partite dell'Islanda di qualche anno fa, quando insomma bisognava andare con il pallottoliere. E beh, delusione, adesso vediamo che gli islandesi sono immobili, non sono più ritmici. 4-0, ancora una volta una voragine che si è aperta nella difesa dell'Islanda. Griezmann, che quindi era stato appena raggiunto da Payet a quota 3, adesso si porta a quota 4, anche lui stella di questo europeo, giocatore dell'Atletico Madrid, ha giocato la finale di Milano di Champions con Real, ha anche fallito un calcio di rigore nei tempi regolamentari. Griezmann che segna con un pallonetto morbidissimo sull'uscita di Alderson, 4-0, grande esultanza. E a questo punto il secondo tempo sarà più che altro per onor di firma. Palla al centro e c'è il gol dell'Islanda con un intervento proprio Diktorsson, il numero 9, quindi uno dei giocatori messi in campo dall'inizio, che al decimo minuto con un'ultima scelta di tempo regala almeno un sorriso ai sostenitori islandesi e anche a qualche commentatore. Cross dalla destra, Sigtorsson è intervenuto sul cross messo in da Gylfi Sigurdsson e con il piatto ha battuto sul primo palo il portiere Joris. Quindi 4-1, insomma i sostenitori islandesi stanno vedendo da vicino tutti i gol, perché finora 5 su 5 sono stati realizzati nella porta alla nostra destra, i 4 della Francia, questo dell'Islanda, che non possiamo azzardare, siamo all'undicesimo minuto, che rimette in partita l'Islanda, ma chissà che non dia una scarica a questa nazionale che chiaramente è stata annichilita dai 4 gol francesi nel corso del primo tempo. 5-1 per la Francia. Il gol ancora di Giroud, è qui che ha fatto al portiere, il pallone suo non esce, punizione dalla tre quarti, rimane lì e quindi la Francia ristabilisce le distanze, punizione dalla tre quarti per il fallaccio di Bjarnason, il portiere Alderson sbaglia i tempi dell'uscita, Giroud colpisce di testa e quindi doppietta per Olivier Giroud, l'attaccante dell'Arsenal, che porta la Francia sul 5-1 al tredicesimo minuto. È arrivato il gol dell'Islanda con Kolbeinn Sigtorsson, giocatore che tra l'altro milita proprio in Francia nel Nantes. Il gol tutto sommato anche discreto per scelta di tempo sul cross dalla destra, anticipato il giovane Umtiti, va a battere Gudmundsson, maglia numero 7, palla che spiova in aria e questa volta Lloris fa una parata strepitosa, perché ancora una volta i difensori francesi, ancora una volta Umtiti, si erano fatti nettamente precedere dallo stacco sempre di Sigtorsson, che è andato a colpire e qui c'è stata davvero una prodezza da parte di Hugo Lloris, che è andato a deviare in corner su un colpo di destra avvicinato e c'è il gol dell'Islanda con un colpo di testa messo a segno proprio da Bjarnason, che colpisce di testa il pallone, cross dalla sinistra. È stata un'azione abbastanza improvvisa, difesa francese che si è lasciata un po' sorpresa. C'è stato il cross dalla destra da parte del numero 3 Skulason ed è Bjarnason, confermiamo la prima impressione, Bjarnason segna il gol del 5-2 e quindi il nostro Bjarnason, Birkir Bjarnason, rende meno amara, diciamo così, meno pesante la sconfitta dell'Islanda. Adesso 3 gol di differenza, 5-2 per la Francia, che arriva il finale, la Francia batte ed elimina l'Islanda e va in semifinale a Marsiglia contro la Germania. Definito il quadro delle semifinali, a Lione il 6 luglio, mercoledì, sarà Portogallo-Galles, il giorno dopo a Marsiglia sarà Germania-Francia. Solo il tabellino prima di salutarvi e cedere la linea agli studi per il finale di Euro 2016. La Francia nell'ultimo quarto di finale allo Stadio de France di Saint-Denis ha battuto l'Islanda per 5-2. Le reti sono state messe a segno da Giroud al 12esimo, il raddoppio di Pogba al 19esimo, al 42esimo Payet, al 44esimo Griezmann, e il primo tempo si è chiuso sul 4-0. Nella ripresa ha segnato il gol che ha accorciato le distanze Sigtorsson per l'Islanda al decimo minuto e poi subito dopo ha segnato Giroud la sua doppietta per il 5-1. Nel finale gol di Bjarnason per il 5-2 a 6 minuti dalla 90esimo. I tifosi dell'Islanda sono comunque contenti e salutano i propri beniamini, quelli della Francia danno appuntamento
appuntamento a tutti i tifosi a Saint-Denis per la possibile finale in programma fra una settimana. Proprio qui c'è da superare lo scoglio dei campioni del mondo, lo scoglio della Germania, il 7 luglio a Marsiglia. È finita 5-2. Giuseppe Bisantis dallo Stade de France vi ringrazia per l'ascolto e gira la linea ai nostri studi.